Amici di Wildhunter, salute a voi, ben ritrovati alla mia rubrica tutorial dedicata, come avete potuto leggere dal titolo, Entry Level, Army Entry Level, Soluzione o Problema. Titolo provocatorio, naturalmente, per spiegare un concetto che mi è stato richiesto da moltissimi di voi che si accingono per la prima volta ad acquistare un'arma per fare la caccia di selezione oppure che hanno bisogno di una seconda arma, magari il cosiddetto muletto, ogni tempo e quindi vogliono però sapere che cosa si intende per entry level, se vale la pena spendere pochi soldi, perché ovviamente si tratta di armi che hanno un costo molto ridotto. Allora, innanzitutto il fenomeno entry level è un fenomeno che non appartiene soltanto alle armi, ma anche ad altri prodotti, e però ha caratteristiche molto diverse. Spesso si intendono cose diverse, quindi è necessario fare luce sul discorso entry level legato alle armi, perché le armi non sono degli strumenti musicali o dei balocchi per i quali si può fare un certo tipo di discorso. Appunto, sui mercati, su dove vengono prodotte, eccetera. Le armi sono dei prodotti molto particolari per i quali è dimandata molto la sicurezza e quindi quando si parla di entry level legato a un'arma bisogna fare delle determinate considerazioni legate soprattutto alla sicurezza. Allora, innanzitutto bisogna considerare che sul mercato ormai ci sono due tipologie di armi entry level, quelle propriamente dette che non sono costruite in mercati alternativi come altri prodotti che vengono prodotti appunto, scusate il giro di parole, in luoghi come ad esempio la Cina, l'India, il Brasile, dove la manodopera costa poco. E quindi si può avere un prodotto che può essere anche di qualità, ma a un prezzo estremamente competitivo. Qui il discorso è completamente diverso perché sono le entry level, in particolar modo le bolt action, di Remington, per esempio, di Ruger, di Browning, di Winchester, non sono costruite in mercati alternativi. Probabilmente qualcuna può costruire del preassemblato nei mercati alternativi, ma poi vengono assemblate e controllate dalla casa madre. Quindi si tratta, per esempio, di Made in USA per quanto riguarda Remington, anche se molte aziende, come la Remington, ha fatto delle collaborazioni, ha acceso delle collaborazioni anche con Vergara, a suo tempo con Zastava. Però, diciamo, queste entry level appartengono a un mondo tutto loro, d'accordo? La domanda fondamentale che ci si pone e che vi siete posti anche voi è questa, anche alla luce del fatto che ne ho testate, che le ho testate praticamente tutte nel passato. Quindi posso parlare con cognizione di causa avendole testate sul campo direttamente. Allora, le domande che ci si pongono quali sono? Ma fra 500 colpi che cosa succederà? La sicurezza, la precisione saranno garantite o meno? Perché queste armi in realtà hanno un costo che spesso è della metà dei prodotti di base di queste case. Vi faccio un esempio. Prendendo Remington si può dire, può fare una differenza fra il modello base che è il 700 e questa 783, quindi si parla quasi della metà del prezzo, così come è la metà un XPR della Winchester rispetto alla 70 e così via. Quindi parliamo di vere entry level. Le domande che ci si pongono sono queste, ma allora innanzitutto dobbiamo dire che si tratta di case molto serie e che quindi hanno trovato il modo attraverso la macchinazione, cioè l'industrializzazione del prodotto, di risparmiare, quindi risparmiare sui costi di produzione, ma non sulla qualità o sull'affidabilità. Questo d'accordo, altrimenti non si porrebbe nemmeno la questione. Certamente il grande risparmio su queste armi qual è? È sicuramente il pacchetto scatto, sono i calci. E un tipo di azione molto semplificata, l'azione semplificata, la sicura solo le due posizioni, quindi per
cose molto semplici, diciamo, tutta l'industrializzazione del prodotto viene ottimizzata, d'accordo? Cercando di risparmiare su diversi passaggi, d'accordo? Soprattutto, come vi ho detto, il discorso dello scatto e il discorso dell'azione, quindi dell'otturatore e della carcassa. Detto questo, detto quasi tutto, perché è vero che non ci possono essere garanzie fra 500 o 1000 colpi, come sarà ridotto il calcio, ad esempio, che il calcio è una delle parti fondamentali su cui viene risparmiato moltissimo. Ma da un punto di vista della sicurezza e dell'affidabilità io non mi farei tanti problemi perché, ripeto, si tratta di case molto serie che riescono comunque a garantire tutto un discorso di sicurezza di base dell'arma. Poi ci sono invece un'altra tipologia di entry level che parte invece da un altro presupposto e che sono soprattutto quelle delle case tedesche, dove in Germania la manodopera è molto costosa e anche questo discorso di ottimizzare attraverso un certo tipo di progettazione e di industrializzazione del prodotto non si riesce a risparmiare più di tanto, quindi vengono chiamate entry level, ma se guardate il prezzo non sono affatto entry level perché in realtà costano quanto le armi di base di tante case, non escluse quelle italiane, che sono, diciamo, le case che in questo momento, come diciamo, modelli di base, garantiscono un rapporto qualità-prezzo-prestazione secondo me inarrivabile. E allora a queste domande, prendendole globalmente, se volete una risposta, diciamo, da parte mia, devo dirvi una cosa. Esistono due tipologie di risposta che posso dare, una a livello personale e una professionale. Quella professionale ve l'ho già accennata, perché sebbene un test che io possa fare abbia un numero di colpi abbastanza limitato, quindi un periodo di utilizzo piuttosto limitato, anche se i miei test sono sempre approfonditi, tocco sempre, cerco di guardare tutti gli aspetti dell'arma. È difficile ci vorrebbero 2, 3, 4 anni di uso intenso, ma è impossibile questa cosa qui. Quindi, da un punto di vista professionale, devo dire che io ho trovato alcune di queste armi semplicemente eccellenti, come ad esempio la XPR della Winchester, che è quella che fra tutte mi ha convinto di più perché aveva uno scatto meno brutale di tutte le altre, perché il problema fondamentale è lo scatto di queste armi che insomma è molto duro, è difficile assuefarsi, insomma andrebbe, anche se non si può fare per legge, però insomma per renderlo più fruibile andrebbe un attimino fatto rifare da un armaiolo esperto. Ma al di là di questo aveva una precisione spaventosa, anche in un calibro difficile come è stato il 270 e il 3006. Quindi devo dire che come prestazioni mi sono trovato veramente molto bene. Se invece poi mi si vuole diciamo, prendere per i capelli e chiedermi una risposta personale, devo dire questo. Io l'acquisterei come muletto, come seconda arma da utilizzare effettivamente quando piove, quando c'è la neve, quando si deve affrontare degli ambienti molto molto difficili, per cui si vuole far restare a casa l'arma di un certo tipo di pregio. Non è il mio caso, ma dovendovi dare una risposta personale, vi leggo tra le righe e ve lo dico. Ecco, io l'acquisterei come seconda arma, non come prima arma. Come prima arma preferirei acquistare un usato, un seminuovo, se ne trovano migliaia sul mercato italiano di armi buone, di prima fascia o di seconda fascia, usate allo stesso prezzo di queste nu da nuove, che vanno dai 600 ai 750 euro a seconda del modello e della marca, perché credo che le prestazioni anche nel tempo sarebbero molto superiori. Questo è quello, è la mia risposta appunto personale, dato che poi molti di voi vogliono sapere sempre tutto ciò che c'è dietro le quinte, ma
In effetti, di solito la mia risposta professionale è quella personale, però in questo caso le valutazioni da fare possono essere tante e quindi vi ho svelato, diciamo, l'arcano su questo. Quindi come seconda arma io la sceglierei, come prima arma avrei qualche dubbio. E naturalmente poi è chiaro che tutto dipende dal budget che uno ha a disposizione, quanta caccia ci vorrà fare, perché ci sono molti telecontrollori, specialmente quelli che fanno solo il cinghiale, che la utilizzano poco, non sempre, e quindi è chiaro che andare a spendere tanti soldi su un'arma anche di prima fascia o di seconda fascia lascia il tempo che trova. Magari sono tante persone, sono anziane, pensionati, per cui questa è un'arma che invece in questo contesto potrebbe andare estremamente bene. Però, vi ripeto, considerate il problema dello scatto, che è sempre il tallone d'Achille delle entry level e non solo, purtroppo. Va bene? Spero di avervi dato delle risposte soddisfacenti a questo vostro problema. Ci vediamo presto all'Armeria Innocenti per altri tutorial. Arrivederci.